Ma ciao, ciao a tutti. Allora, oggi è un venerdì un po' strano perché ho questo papillon rosso bellissimo e gli occhiali e senza trucco e senza parrucco. E niente, faccio questa diretta perché praticamente sono appena arrivata, ero su una casa a finire un portone e ciao Fabrizia, e ho fatto tardissimo, quindi naturalmente non sono pronta per il tutorial e allora ho detto: "Ma che faccio? Non saluto i miei follower?" Ma certo. Ciao Mara, quindi oggi non me ne abbiate se non facciamo un tutorial in diretta, ma potete comunque farmi tutte le domande e quindi chiedermi tutte le cose e io sono qui pronta a rispondervi e poi niente, faremo il codice sconto che vi darò durante questa diretta. Ci sono già 8 collegate, vediamo, c'è Fabrizia, c'è Mara, poi chi è che si è collegato? E nel frattempo io vi faccio dare uno sguardo. Lo volete dare uno sguardo nel nostro lab? Mentre gli altri lavorano, io faccio la cretina. Allora, si gira la camera e voilà! Trova un volto, trova un volto da lontano, eccolo là. Poi Gloria e niente, io sono seduta sopra la scrivania. Certo, certo che mi perdonano oggi. Avete visto che belli occhiali che ho oggi? Ma questo che fa? Va via o no? No, no, sono degli occhiali, una montatura che mi ha prestato direttamente Facebook per vederti meglio. Poi c'è Delia, chi c'è Chic, sta guardando il video in diretta. Ciao Delia. E quindi che dirvi? Ah, 15 persone già collegate. Una diretta veloce, veloce. Che tempo fa da voi? Da noi c'è il sole, ma tra un po' diluvierà, perché da lontano ci sono delle nuvole nerissime e quindi tra un po' diluvierà. C'è Teresa, ciao, ciao bellissima, oggi anche no Teresa, perché guarda che faccia che ho. Mara Pastore dice sono grande, ma anche piccina. Dai, oggi non è una di quelle dirette, è una diretta simpatica. Aspetta che mi giro, che c'ho il sole, che se no non vi fa vedere nulla. Ecco, risposto. Ciao Maria Rosa Giunta, quindi Puglia, Sicilia, da noi Natale, dice Fabrizia. Ah, Fabrizia, ti stai organizzando per la Calabria? E state pronte perché a giugno ci sarà una data a Sabaudia. No, mi spiace Terry, il tempo non è stato dalla nostra parte purtroppo. Oh, guardate qui che super mega ricrescita che ho, ma domani mattina alle 9 parrucchiere, quindi non ci sono problemi. E no, beh, questa montatura non male direi, vero? Mi fa un po' troppo seria però. Che dirvi? Quindi fatemi le domande e io vi rispondo. Sono qui in attesa che voi mi fate le domande. Hai il volto di chi lavora, mi ha detto. Sì, oh, guarda, un periodo da morire. Da noi sole in Sicilia. Ciao Anna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutte voi. E quindi ecco qui che vi dicevo che a breve dirò il codice sconto. Ve l'avevo promesso. Grazie a tutte quelle che hanno aderito al codice sconto la settimana scorsa, siete state tantissime, veramente adesso ho deciso che ogni venerdì nella diretta vi darò il codice sconto, quindi non ho avuto tempo né di truccarmi, né di farmi i capelli, né di lavarmeli. Fabrizio, ti serve un po' di materiale? Bene. Romagna Freddino dice Giusigatto, il cappello dove lo hai nascosto? Sono arrivata, guarda, giusto giusto sto momento e non ho preso neanche un cappellino. Anna, ciao Anna, meglio così. Vedete, qui c'è gente che lavora e gente che non fa un Kaiser tipo io. C'è solo gente che lavora e io che non faccio niente. Ti scrivo su WhatsApp, perfetto Fabrizia. E vediamo un po' che lavori state facendo, ragazze.
Una diretta strana, ma ero veramente sfinita per mettermi a fare un tutorial perché non sono raffreddata, sono appena rientrata. Come si dice, c'ho le Madonne. Oh, Parliamo come. E quindi sapete quando non scorre proprio tutto liscio, però vabbè, fa parte del gioco e fa parte del lavoro. Ho semplicemente, boh, forse contiamoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pezzi da finire per stasera. Sì, bello. Ciao bellissima, Taranto Sole. Ciao Cinzia. Bene, bene, bene. Io domenica ho una comunione, ma qui ha messo il diluvio universale per domenica. Speriamo che vada tutto giusto. E comunque non potevo che non fare una direttina per farvi un super mega saluto, perché so che siete tantissime, magari aspettavate proprio per il codice. Il codice è questo. Lo troverete da domani, non da stasera, perché non ho avuto tempo di comunicarlo al grafico e quindi. Se andate sul sito non lo trovate. No, non ho avuto ancora tempo, Maria. Adesso ci penso un attimino e vi dico. Allora, il codice è Color 50. Significa che se spendete 50 euro, io vi regalerò il tubetto di stucco. La pen si chiama. E che cos'ha questa? Non so se vi ricordate il comò rosa che avevo fatto io, anzi adesso ve lo faccio vedere. E quindi se spendete 50 euro il regalo vi do la pen, ok? L'idea era che oggi io facevo un tutorial proprio su quello, ma non ho fatto in tempo e quindi probabilmente nei giorni prossimi vi farò il tutorial con quel prodotto lì. Ecco, per intenderci. È il tutorial di questo, di questa tecnica, ok? Vi faccio anche vedere il prodotto. Faccio vedere anche, allora, questa è la vetrina, come potete. Ah, questo è un nuovo mobile che abbiamo posizionato qui. Vi faccio vedere le pareti. Ok. E vi faccio vedere anche il prodotto che vi andrò a regalare se spendete 50 euro. Eccolo qua. Il prodotto che vi regalerò è questo. Eccolo qua. Ciao Antonella! Dietro di te. Eccolo qua. Questo è il prodotto che vi andrò a regalare, ok? Quindi il codice è COLOR50. Se spendete 50 euro, ve lo vado a regalare. Naturalmente 50 più spedizione. E questa promozione è valida anche per chi passa in negozio. Quindi chi viene in negozio e spende 50 euro avrà in omaggio la pasta a rilievo pen, che serve proprio per fare dei lavori un pochino più certosini, più carini, più bellini e quant'altro. E quindi io adesso dal mio lab. Ciao Mariella! Beh, sì, visto i miei occhiali come sono belli, che così puoi toglierteli, metterteli quando vuoi. Quindi oggi ho una diretta un po' diversa. Io mi sto sbracando sul mio tavolo, sul tavolo fatto con il venalegno, e eccolo qua. Ciao Lia! Come stai? Come stanno i tuoi nipotini in Australia? Poi vedo che mi sta mettendo tanti tanti like la mia amica Giulia. Ciao Giulia! quindi ecco, la diretta è questa. Io quindi adesso mi siedo qui nel mio lab e sono qui a rispondere a tutte le vostre domande se ne avete. Qualora non ne avete, non fa niente. Ma vi è piaciuto il tavolo e la cucina? Sì, abbastanza, Giusy. Il tavolo e la cucina che ho pubblicato la settimana scorsa.
Bene, 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 benissimo. Ho visto una foto stupenda, strepitosi i tuoi nipoti. Volevo dirti, volevo dirvi, insomma, avete visto il tavolo che ho pubblicato sabato scorso, la cucina? Belli, vero? Sono stati strepitosi. Adesso ho altri lavori da pubblicarvi e quindi vi farò vedere che cosa stiamo elaborando, perché ci sono altri. Noi di solito consegniamo il sabato, quindi per questo sabato abbiamo altri lavori finiti quasi. Alcuni li consegnerò lunedì, alcuni martedì. Comunque ci siamo. Favoloso, mi dovrò decidere per la mia ancora. È stato faticosetto perché il tavolo era, diciamo, conciato abbastanza male. Il tavolo è stato faticoso, eh? Il tavolo abbiamo dovuto carteggiare tutto e portare tutto a zero, quindi lavoro di gomito, olio di gomito come si dice, e poi adesso sto elaborando quello che ho utilizzato in questa cucina, è appunto un nuovo prodotto che si chiama Super Matte. Ed è un prodotto, una finitura che lascia tutti i prodotti praticamente naturali, quindi preparatevi perché c'è questo lancio di questo prodotto, è una finitura che si chiama appunto Super Matte, grazie Mariella, grazie Lia, e questo prodotto praticamente voi lo andate a passare ed è a prova di qualsiasi cosa, di macchie d'olio, di vino rosso, di caffè, però poi quando lo andate a toccare veramente dà proprio l'idea di toccare il legno, ok? Quindi nel top della cucina, che veramente, ragazzi, vi racconto la storia, anzi ve la racconto, è stata una sfida pazzesca, perché in realtà io non avevo intenzione di fare questo top. Ora, la signora che è proprietaria della cucina aveva deciso di cambiarlo e quindi si è rivolta a un mobilificio per farsi cambiare questo top e si è rivolta a questo mobilificio e non ce n'era uno, dico, non ce n'era uno che ci piaceva. Erano non tanto belli, quindi insomma, così e non ci soddisfacevano, insomma. Ciao Manuela, quando lo metto in vendita a brevissimo perché lo sto finendo di testare e di capire. E quindi abbiamo detto: cioè, come faccio? Dice, adesso ho la cucina nuova e il top vecchio. Era identico al tuo, hai detto bene, era, perché poi è diventato tutta un'altra cosa. E la signora mi ha detto: che facciamo? Dice: se no, magari lo rifaccio in marmo, ho passato la comunione, perché adesso i tempi si erano stretti, non facevamo più in tempo. Allora mi ha detto: ma se casomai tu non riesci a dargli una pitturatina? Io sì, perché no? Ciao Carmela, ciao Manu, e ho detto: accetto la sfida. Il problema era: come farlo? Cioè, come facevo a fare un top di quella cucina? Non sapevo che colore farlo per abbinarlo al tavolo, alle sedie e a tutto il resto. Allora il marito dice: sai, perché a me piacerebbe farlo di legno, magari dice dopo compro un lastrone di legno bello. Quindi ho detto: ok, accetto la sfida, e la sfida l'ho superata alla grande, quindi me lo dico da sola. E ho fatto il venalegno con questi colori che ho testato e quindi metterò in produzione. Ho fatto il venalegno su questo top, l'ho sfumato un po' con il colore terra bruciata scura e poi ho dato questa finitura super matte. Ho stuccato tutto intorno, poi siliconato come si fa per un top da cucina. E niente, il lavoro è favoloso. Adesso speriamo che resista nel tempo, ma io ne sono certa. E quindi niente che dirvi. Vi ridico il codice è COLOR50 e lo troverete da domani sul sito perché non ho avuto tempo ancora di comunicarlo. Ti si è accesa la lampadina? Ah, sì, giusto! Perché si comincia a far notte, comincia. Quindi Color 50, per chi spende 50 euro avrà in omaggio
questo prodotto che è la pasta a rilievo pan, ok? Sì, farò quella del vanellino, sì, certo, l'ho fatta milioni di volte, la farò anche con quella e naturalmente lì che cos'è che cambia? Cambiano solo i colori, quindi quando la tecnica è sempre uguale, però è solo il colore che cambia, il colore sotto e il colore sopra. E quindi niente, che dirvi, oggi penso di avervi già stressata troppo, comunque qui che comincia, continuano ad arrivare messaggi e chiamate, quindi niente, siccome oggi voleva essere solo una diretta per salutarvi, io ritorno nel mio laboratorio, accendo le luci e che dirvi? Carmela Barone sulle sedie e tavolo su cui è stata messa la cera, potrei passare con la nuova vernice matte? No, non ce la puoi passare perché non avrebbe senso. Perché se già c'è la cera, non puoi passare la nuova vernice matte perché comunque quella va passata a vernice oppure a legno naturale. Ecco, quella non l'ho trovata sul sito. Davvero? Mannaggia Cristoforo Colombo, avviso. Gliel'avevo già detto un'altra volta, ma si vede che si sono dimenticati. Giro un attimo la camera. Rigiro la camera. Ho intenzione di rifare la cucina. Tu non stressi mai, ci faremo come faremo senza di te. Grazie, Maria. Ok, allora vi saluto e vi do un mega bacio. Naturalmente, certo, come facevano a comprare la pen se non c'era sul sito, Gloria? Ah, va bene, vi do un mega bacio e dal nostro laboratorio oggi è tutto. Avete altre domande? Perché vedo che siete tante lì. E quindi io vorrei salutarvi tutte una ad una, darvi un mega bacio e augurarvi un buon weekend. Sì, infatti te l'avevo chiesto io, Manu, ricordamelo che la prossima volta, mannaggia, l'altra volta ero in fiera e non avevo potuto controllare. Stavolta, mannaggia, perché non mi hai mandato un messaggio privato che te l'avrei messo dentro ugualmente? Peccato che è già partito il tuo pacco, altrimenti te l'avrei messo. Sarà per la prossima, Manu, non diffidare. Ti mando un mega bacio, ciao a tutte, ciao Antonella, ciao Manuela, ciao Carmela, ciao Maria, ciao a tutte quelle che si sono collegate e venerdì prossimo ci sarò di nuovo ma con il tutorial. Spero di non essere stanca, devastata come questa settimana e sicuramente ci sarà qualcosa di molto, molto, molto interessante. Ma scritto lì, ciao carissima, ci sentiremo presto in privato, voglia di stressarti, ma per carità, ma non mi stressate assolutamente, ciao cara, attendo tue notizie, vi salutano tutte, qui vi saluta Gloria, vi saluta Cristina, vi saluta William, vi saluta una ragazza, Adriana, che c'è anche lei oggi qui con noi, e tutte quelle che passano a trovarci sempre in laboratorio, non sputo un attimo, quindi a presto, ciao belle donne, ciao belle ragazze, ciao a tutte, anche Gloria vi dà un mega saluto, eccola, eccola, ciao di qua, e c'è il super William che ha il telefono, shh, me lo faccio vedere un attimo, ta-dan-da-da, ta-dan-da-da, ta-dan-da-da. Ciao Gloria, ti dicono. Sì, tranquilla, ciao, baci. Ah!